Ciao ragazzi, video tutorial per chiudere la serie dei change, cioè sarà un video in cui farò il tutorial di un change, che vi lascio gli altri video in cui ho fatto i change in descrizione, vi lascio anche il profilo Facebook, profilo Instagram dove carico tanti video e vi lascio anche il blog della domenica scorsa in cui vi chiedo di fare delle domande per il prossimo blog e anche dei suggerimenti per il canale. Dunque, cominciamo subito. Per questo change vi serve sapere la doppia presa, scusate, anche se molti di voi so che la sanno fare, io vi dico comunque come si fa per chi non lo sapesse. Allora, doppia presa consiste in appunto prendere invece di una carta, prendere due carte. Come si fa? Vi spiego come lo faccio io. Semplicemente faccio questo movimento con le carte. Quando arrivo a due carte, faccio un break col mignolo, senza però far questa cosa perché ho visto che tante persone si vede che fanno così, ma si vede subito. Cercate di essere il più, cercate di non fare insomma questa cosa qua. Dunque, a questo punto dovete la doppia presa, prendete la carta e la fate girare e poi semplicemente non c'è la carta. Questa era la doppia presa che vi serve per questo change, che consiste nel andare a fare questo movimento qua. Dunque, adesso non mi esce perché pazienza, le carte tra poco mi arrivano, non vi preoccupate. Dunque, girate la prima carta senza fare la doppia presa in questa posizione, mechanics grip. Guardate dov'è il pollice, l'indice va, prima facciamo la doppia presa, ricordatevi di guardare il vostro spettatore mentre fate la doppia presa, perché se guardate il mazzo lo spettatore guarda dove voi guardate. Ricordatevi sempre, molto importante guardare lo spettatore mentre si fa la doppia presa. Girate la prima carta, fate la doppia presa, l'indice contatta l'angolo inferiore della carta, che in realtà sono due, e l'indice e il pollice contattano la carta, la spostiamo verso fuori, con l'indice la facciamo girare. Adesso l'ho fatto piano in modo che non cadessero, ma l'effetto è sarebbe questo qua più o meno. Dunque, ricordatevi, giriamo, facciamo la doppia presa, l'indice contatta il pollice con la carta e poi lo facciamo girare in questo modo. Giriamo l'indice, ricordatevi qua, facciamo la doppia presa guardando sempre lo spettatore fuori, guardate la posizione e poi facciamo girare la carta. Ricordatevi, vi consiglio di prendere una carta molto piccola, per esempio 2, e poi prendere una carta con tante figure, per esempio il jack, perché l'effetto viene meglio. Doppia presa, vabbè, insomma, avete capito? Pazienza, tra poco arrivano le carte. E a 200 iscritti farò un contest. Ricordatevi. Dunque, ragazzi, spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Lasciate un like se sì e scrivete nei commenti cosa volete vedere nei prossimi video. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Al prossimo video.